Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore, dal sapore, dal profumo di scrittura creativa. Oggi proveremo a parlare di quante bozze e stesure occorrono per scrivere un racconto con un libro. L'argomento è tosto, non perdiamo tempo e partiamo a bomba. Cosa si intende per bozza? Allora, io per bozza intendo una scaletta breve di eventi, cioè una sorta di protofabula, ossia una proposta di favola che è stata elaborata dal processo creativo. Vi rinvio al podcast Dall'idea alla favola di fantascienza, il link del podcast lo trovate nella descrizione praticamente di questo file dentro la playlist di introduzione alla scrittura creativa. La bozza quindi è a mio avviso una protofabola, ossia una scaletta di brevi frasi sintetiche elencate in modo cronologico o legate da causa effetto che rappresentano la vostra proposta di favola, che però non è stata pienamente sviluppata e di cui, ecco, l'autore non è ancora pienamente soddisfatto. Perché l'autore non è pienamente soddisfatto della sua bozza, ossia della sua protofabula? L'autore non ne è pienamente soddisfatto perché consciamente o inconsciamente percepisce una serie di problemi presenti nel prototipo di favola che ha elaborato. Tale riguardo i problemi possono essere sempre gli stessi, perché i personaggi non sono coerenti e non è stata fatta la SWOT analisi dei personaggi, perché i personaggi non sono ben caratterizzati e non è stata fatta la scheda personaggi per servire la favola, perché la tecnologia non è plausibile e questa è estranea alla favola e la tecnologia non si lega nella dimensione pastel del mondo inizialmente dichiarato, perché la favola non è verosimile, non è stata fatta dall'autore la SWOT analisi della favola, perché la favola non è consistente, l'autore non ha applicato prudentemente il principio di consistenza nella elaborazione della favola, perché gli ambienti sono neutri e non hanno nessun impatto sulla favola, per cui l'autore si accorge che se immaginasse una trasposizione della favola in un altro spazio-tempo, la favola non cambierebbe per niente, oppure avrebbe pochissime cose da modificare. Quindi se questo accade vuol dire che gli ambienti e le location non si legano alla favola e ai personaggi, quindi vuol dire che l'autore non ha fatto bene le ambientazioni, perché la favola aspira a essere etichettata come climate fiction, ma l'autore si accorge che propone un'utopia oppure un'ucronia, ma le utopie e le ucronie non rispettano i limiti del pianeta Terra del XXI secolo, in cui possono esistere solo distopie di climate fiction, perché la favola è banale e va pacciata. Vi invito quindi a fruire i vari podcast che affrontano i vari temi, i link li trovate dentro la playlist introduzione alla scrittura creativa, il link della playlist è in descrizione appunto di questo file. Se da un prototipo di favola banale, ossia da una bozza di favola banale che è anche buggata nei personaggi, quanto negli ambienti, quanto nella storia, e proverete a tirar fuori lo stesso, comunque da questo accrocchio, un prototipo di intreccio pacciando la favola, ecco, il risultato della pezza che apporrete non sarà molto efficace. Stesura. Ecco, per stesura io intendo il processo creativo per cui dall'intreccio, espresso in microsequenze o sequenze della favola, l'autore espande le microsequenze oppure le sequenze, generando il racconto o il libro. Vi invito a sbirciare il podcast Storyboarding, il link lo trovate sempre nella playlist di introduzione alla scrittura creativa in descrizione di questo file. Quante stesure occorrono per creare un racconto o un libro?
realtà, se scrivete senza pianificare, vi serviranno n.000 stesure. Non sapendo cosa scrivere, andrete a scrivere a casaccio, portando la favola a destra, a sinistra, su, sotto, indietro, avanti, senza saper bene dove esattamente andare e senza sapere quale tipo di messaggio comunicare. Dopo aver scritto il racconto del libro, rileggendo dopo un po' di tempo il vostro componimento, ecco, vorrete sicuramente cambiare la favola, modificare quel personaggio, cambiare quella location, cambiare la storia, modificare la favola e quindi l'intreccio, anche in modo radicale. Seconda stesura, poi terza stesura e via dicendo. La stesura del racconto è un po' come andare, in questo modo, fare la spesa al supermercato, senza una lista della spesa e prima dell'ora di pranzo, entrando con un carrello alla fine della vostra spesa alla cassa del supermarket, ecco, uscirete con un carrello colmo di cose dalla cassa, spenderete uno sproposito di denaro. Poi, andando a casa, quando metterete a posto le cose, vi renderete conto che avrete comprato una serie infinita di ciarpami che forse nemmeno vi servivano, ma che sul momento, quando eravate al supermercato davanti allo scaffale, prendere quel prodotto o quell'altro in un acquisto d'impulso, ecco, sul momento vi era parso un'ottima idea, sia perché eravate affamati, sia perché, non sapendo cosa vi serviva e cosa, diciamo, avevate bisogno, vi siete stati delle facili prede degli acquisti d'impulso. Avrete così speso tanti denari in modo inefficiente. Sarete insoddisfatti della spesa che avete fatto, che non è efficace, perché magari nella montagna di cataste di cose e ciarpame che avete comprato, è molto probabile che vi sarete scordati di comprare quella tal cosa che in casa era finita, ma che al supermercato vi eravate scordati di mettere nel carrello. In più, avendo girato a vuoto per il supermercato, avrete impiegato molto tempo, essendovi anche esposti al rischio batteriologico Covid, perché nei supermercati non ci sono i filtri HEPA nel sistema d'aria condizionata. Viceversa, andando al supermercato con una lista della spesa già precompilata a casa ed avendo già pranzato, quando sarete al supermercato impiegherete assai molto meno tempo, cercherete solo i prodotti che vi servono, non prenderete null'altro, oppure farete pochissimi acquisti d'impulso. Alla cassa del supermercato pagherete quasi esattamente il giusto per comprare quello che vi serve davvero e sarete stati efficienti. Risparmierete denari e tempo, avendo ridotto sensibilmente anche il rischio batteriologico Covid di sostare a lungo nei lunghi posti chiusi. A casa, mettendo a posto le vostre spese, ecco, sarete stati efficaci, non mancandovi mai niente a casa. Eventualmente, pochi errori compiuti nello shopping con oggetti inutili per acquisti d'impulso, ecco, saranno stati marginali e facilmente accettabili. Spero che la metafora vi possa apparire efficace. Scrivere senza pianificare la favola non vi permetterà di programmare la vostra scrittura. Quindi è molto probabile che non solo vi sperdiate nella stesura di un racconto o di un libro, ma è anche possibile che il mondo che avete creato vi possa cadere addosso, tanto da farvi rimanere sotto le macerie senza più un'uscita. Ecco, la voglia di consumare tempo in una stesura aggiuntiva del racconto del libro, modificando il montaggio della storia, vi invito a fruire il podcast L'arte segreta del montaggio delle storie. Il link lo trovate come al solito nella playlist di introduzione alla scrittura creativa. Di stesura e di montaggi della favola e di intreccio, scrivendo senza una pianificazione e programmazione, ne farete tantissimo. Consumerete molta energia, eppure applicando una strategia che in teoria sono di approssimazioni successive dovrebbe condurvi in porto, in realtà il risultato che otterrete saranno assai magri, perché ad ogni stesura, nuova stesura che farete, l'energia ed il tempo che investirete sarà sempre crescente, dato che la modifica si riverberà su tutto il componimento. Quindi, a son di nuove stesure, altre stesure, stesure aggiuntive, alla fine getterete la spugna oppure sarete costretti a accontentarvi di qualcosa che già a voi pare palesemente pieno di errori di scrittura creativa. Ecco, ma vi dovrete adattare
comunque perché avrete finito l'energia da dedicare ad altre stesure aggiuntive. Aggiungo per cui alla domanda: quante stesure servono per elaborare un racconto oppure un libro? La risposta è: ne serve solo una di stesura. Avendo pianificato la favola ed avendo investito sopra molto tempo, voi sarete in grado di sintetizzare un buon intreccio, quindi sarete andati ad espandere l'intreccio programmando la vostra scrittura. Non vi sarete mai persi per strada e le eventuali e sporadiche modifiche che avrete fatto in itinere saranno state marginali. La stesura ultimata: non dovrete mai fare l'editing sostanziale di un racconto o un libro. Attenzione, l'editing formale non è una stesura aggiuntiva. Certo, dopo un po' di tempo farete varie volte l'editing formale del racconto o del libro, ma l'editing formale del racconto o del libro non è una seconda stesura del racconto o del libro. Vi invito a sbirciare il podcast Editing di racconti e libri, il link lo trovate nella playlist di introduzione alla scrittura creativa. Ok gente, per questa puntata davvero troppo lunga di rinvio ad altri podcast è davvero tutto. Un saluto, ciao, alla prossima.